Ecco, per me anzitutto è un richiamo, questa nuova realtà, ad una formazione ed educazione alla legalità. Parola pronunciata frequentemente, ma non educata alle coscienze e alle responsabilità di molti in Italia. Io do volentieri la benedizione all'ufficio delle entrate. Non so se riuscirei a dare un'altrettanta benedizione, perché sarebbe più di tenore episcopale che arcipretale, per le uscite. Perché le uscite non sempre corrispondono alle entrate. Non come operazione dell'agenzia, ma se sappiamo che l'Italia nel mondo è al 60esimo posto per la corruzione, mi pare che c'è un buon lavoro da compiere. Dicevo alle autorità militari, polizia, finanza, è il problema che anche il mio compito, il nostro compito, è un po' in difficoltà, perché non vengono molti a confessarsi circa il giusto o l'ingiusto che si compie. Questo fa riflettere, perché la povertà non è solo questione di possibilità e di disponibilità, ma è soprattutto di dignità e di equilibrio, di responsabilità etica, morale. E allora i poveri attendono e pagano. Pagano le conseguenze di chi non ha la coscienza di dover contribuire doverosamente secondo le proprie possibilità. È un lavoro ingrato quello che state per fare, ma era ancora i tempi di Gesù, perché il tributo all'imperatore veniva fatta dai cosiddetti pubblicani. E tra i pubblicani Dio ha scelto anche un apostolo che è diventato evangelista, Matteo. Quindi siete una categoria non esclusa dalla benevolenza del Signore. Chiedo, ecco, e dopo do la benedizione, chiedo, ecco, a tutti, responsabili, ma anche cittadini comuni, di trasmettere questa consapevolezza anche alle nuove generazioni, di rendere il nostro paese più libero da tutto ciò che lo impedisce, che gli impedisce di crescere in dignità, in responsabilità, in bellezza, ma anche, secondo l'aspetto, economico, nella giustizia. E a voi, cari, sì, sindaco e tutti i responsabili, ecco, è l'impegno di tutti, preti o non preti, l'unico obiettivo è il bene comune, e l'unico riferimento è l'uomo, qualunque esso sia. Su questo credo che dobbiamo tutti, nella misura e anche nella diversità dei compiti e dei ruoli, ottemperare sempre di più per il bene di tutti. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, che sei largo delle tue benedizioni a quanti nell'ambito della ricerca tecnica scientifica, ma anche a quanti operano per la giustizia e la verità, la responsabilità e la legalità, si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata, concedi a tutti noi di saper individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere a frutto i doni e la ricchezza che tu hai affidato al mondo e all'uomo, alla natura e alle nostre disponibilità a servizio del bene comune. Per Cristo nostro Signore, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda anzitutto su di voi e con voi rimanga sempre. E anche la benedizione certamente alle strutture. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.